Nella metà degli anni 50, anzi direi quasi esattamente nel 1956, Lucio Fontana è l'incontrastato maestro provocatore, straordinario, assolutamente nuovo e sempre irriverente dello spazialismo, ma anche dell'arte italiana e internazionale. Le nuove generazioni incominciano a prenderlo ad esempio e lui entra in una sorta di rinnovamento, una sorta di nuova invenzione di se stesso. Scrive, proprio Lucio Fontana, sono un pittore o uno scultore, sono realista o sono astratto, ancora paillette o addirittura una nuova superficie. Sta uscendo da quello che è il momento informale e inventa una nuova serie, così con la vitalità che ha sempre avuto dagli anni 30. Inventa i cosiddetti inchiostri. Gli inchiostri sono delle tele intrise di anilina, un colore acqueo, così senza materia, senza assolutamente corpo, senza superficie. Entra nella tela e crea delle superfici quasi celesti, in un qualche modo come se fossero dei grandi stagni, delle grandi navi che attraversano come un collage questi spazi del tutto immateriali. Nel 1958 Lucio Fontana viene celebrato come un grande maestro, finalmente, dopo anni in un qualche modo di polemica nella critica italiana, alla Biennale di Venezia. In quella sala espone alcune grandi aniline, o meglio, alcuni grandi inchiostri. Uno di questi è proprio quello che vedete alle mie spalle. Ritorna quindi a rivelarsi al pubblico dopo decenni questo straordinario capolavoro del maestro dello spazialismo, forato da davanti e da dietro, con dei buchi appunto aggettanti che parlano di terza, di quarta, di nuova dimensione dello spazio. Galleggiante anche questa parte straordinaria applicata a collage come una sorta di grande viaggio. È, insieme alle altre opere di Lucio Fontana, in questa mostra e nella collezione Agrati, uno dei grandi capolavori che tornano agli occhi del pubblico.